Amici sportivi di Mondo Futsal, amici amanti del calcio a 5, più cordiale buonasera dal campus Selva dei Pini per questo nuovo appuntamento con il calcio di serie D maschile nel girone D Latina, Nuova Florida contro Zona Pontina. Molto più avanzata, raccolta all'indietro invece Nuova Florida, prova la conclusione, adesso Piggini della Zona Pontina mantiene il possesso palla, alto, buona la percentuale, poi subito la recupero, parte De Celis, se ne va da solo, prova la conclusione, poi Natella può solo respingere, Quaresima è sulla corsia di sinistra, poi rientra, va a calciare con il destro, palla ribattuta da Bragaloni, ancora Di Mascio, poi prova verso Di Napoli, prova la battuta, ancora Simeone, finisce giù ma non c'è fallo, la va a raccogliere Di Mascio, se ne va da solo, strattonato e continua a giocare, ma si resta sempre sullo 0-0. Piggini svirgola il pallone, possibilità per Areni di andare a colpire Simeone, Piggini, poi ancora Bragaloni. Simulo, fa molto movimento, prova l'incursione in aria, poi costretto ad arretrare, ancora Biondolillo, Simulo, la botta, Babucci di Napoli, De Celis, la possibilità di Napoli di sbloccare il match e si passa sull'1-0, il gol di Napoli, sale prima Simone, poi torna indietro Colasanti, possibilità per Babucci, adesso invece Piggini va al centro a colpire la sfera, primo calcio d'angolo della ripresa, prova Quaresima, Di Mascio tocca e se ne va via, prova ad andarsene al centro, c'è Ivano, la possibilità poi per Di Mascio per colpire, Natella non si fa sorprendere, la difesa attenta, le sue compagne, respinge intanto questa fallo di Simeone, calcio di punizione di De Celis che lo batte all'improvviso, De Celis poi colpisce anche il palo, però trova a dire di no al limite del fallo laterale, ancora Morano colpisce, trova, poi colpisce Biondolillo e De Celis sposta il pallone verso il centro, poi lo va a recuperare Quaresima, corre con il mancino, non chiude, un metro più indietro all'incirca del dischetto al tiro libero, parte Quaresima, il tiro e c'è Margari che si esibisce, prova la fiondata anche se c'è un uomo davanti a sé, ancora Quaresima, si fa spazio, smaneccia Margari, decide al momento il gol di Napoli nel primo tempo, arriva adesso proprio al tiro di Napoli, toccato da Natella, sul pallone prende la rincorsa qualche metro, adesso lascia invece a Quaresima che arca la sua corsa, poi respinge Margari, c'è Babucci, possibilità, poi ancora Babucci, colpisce in mezzo, la possibilità, Carioti chiama a ricevere, Carioti invece la riceve Simulo, la possibilità per tirare, depositare la palla in gol, il gol di Simulo. Morano, la finta con il corpo, si accentra, gli soffia il pallone con la Santi, adesso fa spallate con Morano, poi Biondolillo, il gol, terzo gol dopo il buon fraseggio con Colasanti e l'arbitro dice che può bastare, Nuova Florida batte 3-0 Zona Pontina, i gol di Napoli nel primo tempo, nel secondo tempo Simulo e la terza rete di Maximilian Biondolillo.